po' di ansietta ci sta comunque, possiamo dirlo. Ciao a tutti i membri della Espion Squad, io sono Morena e oggi abbiamo qui con noi un fantastico ospite che si chiama Daniele, che mi segue su YouTube e per questo stiamo facendo questo video. Daniele, spiegaci un po' chi tu sei, da dove vieni, quanti anni hai, raccontaci un po' di te giusto per darci un po' di info. Ho 37 anni, vengo da Latina e sono sempre stato qui, quindi ci sono nato. E ho una bella famiglia, una moglie bellissima e una figlia altrettanto bella. Apparentemente, all'apparenza, sono una persona assolutamente normale. Di te so questa grandissima cosa, ovvero che soffri di ansia. Allora, volevo chiederti, da quanto sai di soffrire di ansia? Se sei andato in terapia, hai avuto qualche diagnosi, cose di questo tipo? Allora, sì, lo so praticamente da circa 20 anni. Quindi da tantissimo in realtà. Da tantissimo, fondamentalmente da sempre. Tendo addirittura a dividere, insomma, un po' la mia vita dal prima dell'ansia e dopo l'ansia. Come se il Daniele prima dell'ansia fosse una persona. Poi si è presentata questa simpatica amica che mi accompagna ormai quotidianamente da circa 20 anni. Ovviamente sono stato più di una volta presso sia dei terapeuti sia appunto dei medici, e alla ricerca insomma di quello che potesse essere il mio disturbo. E mi è stato diagnosticato più volte un disturbo d'ansia generalizzata e attacchi di panico. Beh, innanzitutto quali sono i sintomi principali? Perché può sembrare scontato, ma molte persone pensano che avere un po' di ansietta prima di un'interrogazione a scuola sia avere il disturbo d'ansia. Quindi magari raccontaci un po' che cosa significa. Esattamente, hai colto praticamente nel segno. Quello che dicevi tu, la classica ansietta pre-esame, pre-visita e quant'altro. Altro non è appunto che una reazione normale che l'organismo ha e in qualche modo si attiva una serie di meccanismi che possono sembrare fastidiosi, ma servono per far sì che la tua prestazione sia al massimo livello. Quindi quella che spesso viene chiamata ansia, in realtà è una reazione del tutto normale. A me questa cosa rispettisce un po', che venga un po' banalizzata da questo punto di vista. Tutti quanti hanno l'ansia, Sì. non è questa. La verità è che chi soffre di ansia e attacchi di panico ha quella sensazione come da preesame, ma ce l'ha senza esame. Costante. Costantemente. Ovviamente non è solo una sensazione, ma è una serie di sintomi. Possono essere dei più svariati e soprattutto cambiano da un periodo all'altro, e sembra che lo fanno apposta, perché tu ti abitui a uno e te ne esce uno nuovo. E per elencarli, diciamo che vabbè, la classica tachicardia, insomma, non la menzionerei neanche. Io ce ne ho avuti dei diversi, ma anche molto atipici, del tipo gambe molle, cioè le gambe che non ti reggono, Sì. giramenti di testa, vertigini, bocca molto secca e soprattutto non sai quando ti senti che come se non avessi digerito bene, insomma, quindi Sì. digestione bloccata con tutto quello che ne consegue, sudorazione fredda e al contrario vampate di calore alternate. E questo praticamente innesca una sorta di circolo vizioso dove tu ti spaventi in qualche modo per questi sintomi, e il fatto che sei spaventato non fa altro che peggiorare i sintomi stessi e fartene venire di nuovi. Esatto. Tu mi hai detto che soffri anche di disturbo da panico, giusto? Quindi immagino che tu abbia avuto anche attacchi di panico per Sì, l'ansia. assolutamente. Cosa significa avere un attacco di panico? Quali sono le sensazioni? Quanto dura più o meno? Allora,
per come l'ho vissuta io, e premetto che comunque cambia da persona a persona il tipo di attacco di panico, nel mio caso ha funzionato come un'amplificazione di tutti i sintomi che magari vanno avanti per giorni e dopo tanti giorni all'improvviso si acutizzano tutti insieme, cioè tu già ce l'hai, ma diventano semplicemente più forti, più, insomma, più potenti, ecco, tutti insieme, e a quel punto tu ti senti presente, ti senti di morire, non sai veramente più che fa. Di solito se finisce al pronto soccorso. A te è capitato di finire al pronto soccorso? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, poi al pronto soccorso probabilmente ne vedono spesso di queste situazioni e ti sedano in qualche modo e okay. Ti fai una bella dormita e quando ti svegli sei a posto. Non è una bella esperienza. È un insieme di malesseri talmente forti, talmente potenti che pensi davvero che quella è la morte, che quella sia la morte, cioè che è arrivato il tuo momento. Ma quindi a te capita completamente a caso? Dal mio punto di vista è completamente a caso. Se io trovassi, se io sapessi qual è il motivo, probabilmente risolverei il problema. Mi reputo comunque un ragazzo, tra virgolette, felice e fortunato, nel senso che ho un lavoro, ho una famiglia, ho una casa, non mi manca niente, nel senso, no? Quindi non vedo perché debba soffrire di questi problemi. Eppure, anche quando non ho proprio alcun problema, ogni tanto Succede. non si sta bene, sì. Infatti sfatiamo anche un po' il mito che si sta male solo se si è un vagabondo senza casa. Assolutamente no. Ora non conosco la statistica in merito, però dall'esperienza personale posso dire che, ripeto, io problemi seri nella vita non ce l'ho mai avuti, fondamentalmente. Però purtroppo Capita. l'ansia ha scelto me. Come una Pokéball, no? Ti lancia e ha Esatto. detto. No, ti chiedevo perché appunto io soffrendo di fobia sociale, che è un tipo di ansia piuttosto specifico, ho avuto attacchi di panico, però sempre relativi appunto a questa sfera, quindi in un certo senso alle volte me li aspetto anche. Sono successi magari in situazioni un po' a caso, tipo mi è capitato anche a lavoro, però insomma capivo il motivo e un pochino appunto sapevo che sarebbe potuto arrivare in quel senso, quindi. Ora ti rigiro la domanda, come l'hai affrontato quando ti è capitato sul lavoro? È stato terribile. Allora, in realtà mi è capitato 2 volte. Una volta ero al ristorante e per fortuna avevo dei colleghi molto gentili che mi hanno sostituito praticamente. Io sono rimasta giù in spogliatoio, sono rimasta lì. Sarò stata lì almeno mezz'ora disperata, non riuscivo a respirare, non sapevo più, appunto, l'impressione è quella di morire, non c'è effettivamente un motivo su cui tu puoi andare a lavorare, tipo prenderti una pastiglia perché hai mal di testa. Esattamente. Ti chiedevo perché ovviamente è successo anche a me più di una volta al lavoro e niente, me ne sono semplicemente andato. Non puoi proprio più stare, per fortuna io almeno sul lavoro, che tra l'altro a causa dell'ansia inizialmente ho rischiato di perdere seriamente perché dopo appunto un episodio, due episodi ai quali seguivano comunque giorni in cui non mi sentivo bene e rimanevo a casa. E io ho dovuto spiegare il problema e per fortuna sono stati abbastanza comprensivi da accettarlo. Quindi a te non è effettivamente mai capitato di perdere effettivamente il lavoro per questo No, problema? però penso che non mi sia capitato un po' per bontà di cuore, diciamo, e un po' perché me la sono giocata bene io. Se posso dare questo consiglio, insomma, a chi magari vede il video poi, che se vi trovate insomma in una situazione del genere, secondo me conviene parlarne a prescindere col datore di lavoro. Ma il discorso è che comunque una volta che ti sei tra virgolette liberato dicendo al tuo datore di lavoro del problema, vai anche al lavoro in maniera più serena, insomma, o magari hai modo di affrontare la situazione in maniera diversa dall'andartene via, ecco. Sì, concordo anche per quanto riguarda la mia di esperienza. Per fortuna in realtà ho sempre trovato luoghi di lavoro in cui comunque con i colleghi si riusciva a instaurare un attimo un bel rapporto, per cui diciamo che se c'erano delle difficoltà ci si poteva un attimo aiutare.
Però non è sempre così, non è sempre facile. Anche a me è capitato in realtà, non solo per l'ansia, ho avuto appunto anche un periodo depressivo, per cui anche lì sono stata a casa perché stavo parecchio male. Ed è terribile perché non sai neanche bene che cosa dire, cioè sto lavoro, anche vai dal medico e gli dici ho bisogno di stare a casa per la Per malattia cosa? e lui ti dice boh, ma perché stai male? E tu boh, devi spiegargli. Dirà, è solo ansia, vai al lavoro. Esatto, non è così semplice. Ma a tal proposito, sempre in ambito lavorativo, siccome a me è capitato ad un colloquio di lavoro che mi dicessero che non erano convinti di prendermi perché guardandomi sui social sembravo un po' troppo triste, hai per caso mai boh, subito discriminazioni da questo punto di vista in ambito lavorativo, ma anche non? Cioè, magari persone che quando hanno scoperto che soffrivi d'ansia non volevano più avere relazioni con te o comunque ti hanno messo in difficoltà da quel punto di vista. No, no, guarda, da questo punto di vista sono stato davvero fortunato perché sia al lavoro e sia le poche persone che sono a conoscenza appunto di questa mia problematica non mi hanno, praticamente hanno continuato a trattarmi così come mi hanno sempre trattato. Però che dico, riconosco che sono stato fortunato io. Beh, cambiando discorso allora, tu prima mi hai detto che sei andato dallo psichiatra. La differenza tra psicoterapeuta e psichiatra principalmente è che lo psichiatra può prescrivere farmaci. Quindi di fatto tu prendi qualche farmaco, segui appunto anche un tipo di terapia farmacologica per il disturbo che hai. Allora, assolutamente sì, e sono contento che mi hai fatto questa domanda, così sfatiamo pure il mito appunto che i psicofarmaci sono le medicine dei matti. Secondo la mia esperienza non posso parlare di tutti gli psicofarmaci perché chiaramente è una categoria che è quella relativa alla mia problematica, sono antidepressivi, meglio noti come SSRI, che servono tra l'altro a curare una serie di patologie, tra cui anche la depressione, disturbi ossessivi compulsivi. Niente, te li prescrive appunto lo psichiatra. Secondo la mia esperienza, sono farmaci che alla fine funzionano. Sicuramente non sono privi di effetti collaterali. Tutti gli psichiatri ti avvertono che per il primo mese probabilmente potresti stare peggio di come sei entrato appunto nell'ufficio dello psichiatra, e infatti di solito li abbinano anche a un ansiolitico. Però io non l'ho mai preso, io ho sempre preso soltanto gli SSRI. Per il primo mese tendenzialmente stai un po' peggio, ma ripeto, io ormai sono talmente tanti anni che li prendo e talmente tante volte che li ho smessi e ricominciati che non sto neanche peggio il primo mese, cioè ormai. Ha fatto il callo, il tuo corpo ha detto va Esattamente. bene. E la cosa che riesci a percepire chiaramente è che i sintomi che tu accusi relativi all'ansia semplicemente da un momento all'altro smettono di esserci. Ed è falso tutti quelli che dicono appunto che ti cambiano la personalità, che ti impediscono di pensare, che ti alleviano i sentimenti. Per questa categoria di farmaci, per quella che è la mia esperienza, non è assolutamente vero. Quando arrivi a un punto di sintomatologia talmente forte, talmente acuta e talmente invalidante, diventano lo strumento più rapido che una persona ha per tornare alla normalità. Cioè, questo tipo di problematiche si risolve, ci vuole molto tempo per risolverlo. Ci sono sicuramente dei periodi in cui uno sta meglio anche senza farmaci, e poi c'è la possibilità che i sintomi si riacutizzino in un secondo momento. Ma e per quanto riguarda invece lo stop dei farmaci, cioè smettere di prendere i farmaci, come funziona? Allora, la cosa importante è che ovviamente questo tipo di farmaci, come altri, perché non voglio demonizzarli, vanno utilizzati sotto stretto controllo del medico. Io, sebbene alla fine ormai è tanto che utilizzo sempre lo stesso farmaco, sono sempre in contatto appunto con il medico curante, e ogni volta che mi viene una mezza idea di aumentarlo, di diminuirlo, comunque glielo comunico al medico. E per quanto riguarda lo scalaggio, c'è anche lì una sorta di falso mito,
sul fatto che siano difficili da scalare o da eliminare totalmente. Il problema è che non sono i farmaci a essere difficili da essere eliminati, ma è che i farmaci, come dicevo prima, sono soltanto un tampone per i sintomi, ma non risolvono definitivamente il problema. Per cui è probabile che, se non si è in un periodo consono per interrompere i farmaci, come li interrompi, non avendo risolto il problema riaffiora. Però l'importante è sapere appunto che c'è questo tampone, ecco. Poi uno, grazie a questo tampone, che sono appunto i farmaci, ci può avere tutto il tempo che vuole per andare in profondità, per approfondire cosa c'è alla base che ti fa scaturire questo tipo di problemi, e col tempo, con l'aiuto di un terapeuta, lo scoprirà e magari se ne libererà definitivamente. Allora, io volevo farti un'altra domanda che mi è venuta in mente, perché io ragiono molto spesso su il mio disturbo, eccetera, eccetera, perché la mia psicologa mi dice sempre che io devo semplicemente accettare il fatto che sono fatta così e che, diciamo, la terapia e il farmaco aiuta per imparare a gestire i sintomi, ma che, diciamo, il primo impatto, che le prime emozioni che ti vengono, è difficile che scompaiono del tutto. Nel senso che cioè io con l'ansia sociale probabilmente conviverò per tutto il resto della vita, imparerò semplicemente a gestirla e, per fare in modo che di limitare i danni. Tu, a tal proposito, che cosa, perché io questa cosa non riesco a sopportarla, cioè io faccio proprio fatica ad accettare questa cosa, io vorrei liberarmene e basta. E quindi volevo sapere un po' tu, anche perché la mia è relativamente fresca, invece tu, insomma, sono 20 anni che convivi, allora, con questa cosa. Sì, e ti dico che io in realtà di fondo ho la convinzione che prima o poi si può riuscire a superare tutto, cioè che questo problema diventerà soltanto un ricordo per tutti coloro che lo hanno. Ovviamente per me ancora non è così, però, come hai detto tu, con gli anni, con il tempo, ho imparato sicuramente a gestirlo meglio, nel senso, se 10 anni fa l'attacco di panico mi portava al pronto soccorso, adesso non mi porta più al pronto soccorso. Sì, è un po' anche la mia filosofia, è che comunque la vivo abbastanza con rabbia, cioè appena sento sintomi X è un periodo, mi innervosisco. Toccava, cioè succedeva assolutamente anche a me, i primi tempi non mi spiegavo perché mi doveva capitare proprio a me, esatto. Mi incazzavo, e però poi ora per esempio questo tipo di sentimento non ce l'ho proprio, cioè ormai lo so, sono così e ogni tanto devo star male, c'ho sto fardello e e va così. Guarda, onestamente a volte meglio questo che tanti altri, insomma, tanto come si dice, di ansia non si muore. Bene, un'ultima domanda che volevo fare è, tu comunque hai una famiglia, come dicevi prima, hai una compagna, una figlia. Volevo chiederti, in questi anni hai imparato a capire, anche per spiegarlo alle persone intorno a te, come chiedere aiuto, cioè come le altre persone possono effettivamente aiutarti in un momento di particolare difficoltà, in modo che ti aiutino effettivamente e che non aumentino soltanto l'ansia? Allora, questa è una bellissima domanda e purtroppo, sempre basandomi su quello che ho passato, non ti posso dare una risposta bellissima. Secondo me chi non soffre di questi problemi non ti può mai capire al 100%, cioè può impegnarsi, può sforzarsi, ma non essendo nei tuoi panni è difficile che qualche persona, appunto, che non soffre del problema ti capisca al 100%, ma questo è vero anche per i medici, cioè il medico è vero che conosce il problema, sa le terapie, ma non ti capisce lui. Da sto punto di vista io mi sono trovato un po' a barcamenarmi un pochetto tra quello che mi potevano offrire le persone che avevo vicino, perché il vero, la vera empatia, la vera persona che mi ha tirato su di morale o che mi ha fatto star meglio con il suo atteggiamento non c'è stata. Okay. Anche la mia compagna, che in assoluto è quella che ha l'atteggiamento che su di me ha più effetto.
Okay. Questa è una cosa personale, lei tende a stronarmi. Su di me c'ha comunque un buon effetto, ma non è comunque l'atteggiamento perfetto. Probabilmente su un'altra persona potrebbe essere addirittura peggio o controproducente, insomma. Quindi... No, infatti per me, ad esempio, è controproducente, nel senso che, ok, motivarmi, però nel momento in cui sto relativamente bene... Perché se mi becchi nel momento in cui sto veramente con l'ansia, cioè io mi incazzo di brutto, non ti parlo più. Cioè io ho proprio bisogno semplicemente di una persona che sta lì con me, no? E, ma anche ore, se potesse. E ti guarda, e ti contempla, sì. Esatto. Hai trovato un atteggiamento giusto? Il problema è trovare le persone che ce l'abbiano. Esatto, perché il mio fidanzato, per esempio, si stufa. Cioè dice, cosa sto lì a fare? Ti lascio da sola e io faccio io gli affari miei. Però... Se lo posso fare pure da Sonia, quando mi capita. Io la supplico di rimanere a casa, anche solo di rimanere a casa con me, cioè proprio in atteggiamento supplice. Sì, sì. No. Esatto. E lei non gliene frega un cazzo. Esatto. Lei va al lavoro, non gli interessa. Esatto. Quando ne parlavo con la mia psicologa, lei mi diceva che in realtà è un atteggiamento positivo, perché vuol dire che la persona con cui stai comunque confida che tu ci riesca. Io ci ho dovuto convivere tanto, perché nel periodo depressivo che ho passato l'anno scorso, appena lui usciva di casa, ma anche solo se faceva straordinari a lavoro, oppure lui faceva allenamento a basket, cioè lui usciva e io mi mettevo a piangere, ero completamente disperata, ma mi rendevo anche conto che, cioè, non poteva stare sempre a casa attaccato a me, perché, cioè, era giusto che avesse la sua vita, ma io stavo proprio malissimo, non riuscivo a uscirne. E in questo senso, appunto, la sertralina, che è un SSRI, come dicevamo prima, mi ha aiutato tantissimo in questa cosa, perché io non so come ne sarei uscita. Cioè, tuttora, secondo me, sarei ancora qui a piangere appena lui esce di casa. Quindi confermi anche tu che dopo il trattamento, appunto, con qualche farmaco, stai meglio, cioè, ti senti... Non tanto ti senti meglio, sei tornata a quella di prima probabilmente. In combo sicuramente con la terapia ha fatto... Mi ha aiutato anche perché appunto io, avendo sofferto di depressione, ero completamente giù e non riuscivo a vedere nient'altro. La sertralina ti dà proprio, per quanto riguarda appunto la depressione, quell'aiuto per... avere di nuovo soddisfazione nel fare le cose, perché io adoro per esempio portare fuori i cani e giocare con loro, ma in quel periodo era proprio la cosa peggiore che potessi fare, cioè alzarmi dal letto, portarli fuori. In quei periodi non c'è niente buono che fare, cioè vedi tutto male. Esatto. E invece la sertralina mi ha aiutato molto a recuperare un po' quella soddisfazione, quindi poi di conseguenza riprendi anche a voler fare le cose e a provarci, perché se pensi che non abbia senso, fai fatica. Esattamente. Ti senti meno intelligente? No. Beh, comunque non mi sento intelligente, ma questo è un problema di autostima, però non c'entra col farmaco. No, prima hai detto una cosa in realtà importante che va anche detta, la medicina in combinazione con l'intervento di un terapeuta, anche quello è una cosa assolutamente importante, assolutamente da fare in combinazione con, cioè, l'approccio migliore è quello, cioè tu devi affrontare il problema da due angolazioni. La raccomandazione che faccio e che faccio a me stesso di solito è comunque di credere in quello che si fa dallo psicologo. Sì. Io nasco scettico da sto punto di vista, nel senso che secondo me pensavo che lo psicologo fosse uno con cui deve fare una chiacchierata e che alla fine che effetto può avere sta chiacchierata che ti fai con lo psicologo. La verità alla quale mi sono dovuto rassegnare è che sono metodi scientificamente provati e che comunque hanno un beneficio, probabilmente minimo, probabilmente a lungo termine, ma il beneficio ce l'hai, a patto che tu creda fermamente in quello che stai facendo, cioè devi andare là convinto che lui ti serve per... Cioè magari pure là ti devi un po' imporre di continuare ad andarci, perché molte persone comunque magari fanno una, due, tre, quattro sedute e poi non vedono i risultati, ma non ci devono essere in poche sedute, il percorso dura tanto e
non sai mai quanto dura, cioè, lo saprai solo quando finisce. Esatto, sì. E devi comunque forzarti ad andarci, ecco. Quindi tu sei ancora in terapia? Per quanti anni hai fatto terapia? Sì, allora, in questo momento non sono in terapia, ho dovuto, come si dice, tagliare un po' di spese in occasione della bambina, e purtroppo quella più gravosa era lo psicologo, e momentaneamente l'ho sospeso, ma a terapia non finita, quindi l'ho sospeso con l'intento di riandarci. Nei 20 anni in realtà ne ho visti diversi dei psicologi, e ho fatto diversi cicli, qualcuno concluso, qualcun altro no. Secondo me rende più duraturo l'effetto della terapia con le medicine. Va bene, io ho finito con le mie domande. Un po' di materiale ce l'hai, no? Ce l'ho, penso di avercelo. Non so se vuoi dire qualcos'altro, qualche info che ti viene in mente, che pensi che possa essere utile. Concludere, niente, volevo consigliare a tutti quelli che soffrono di queste patologie, innanzitutto di non arrendersi, e di pensare sempre che comunque se ne esce, e che è molto probabile che si tratti comunque di un periodo, magari anche lungo, ma di un periodo, che prima o poi tende anche a scemare da sé. È meglio in questi casi farsi aiutare, ovviamente da un medico o da uno psicologo, perché altrimenti si tende a perdere tanto, tanto, tanto tempo della propria vita. E siccome la vita è piuttosto breve, bisogna un attimo abbandonare i pregiudizi, appunto, sulle medicine, sugli psicologi, perché quello che dico io adesso è che grazie alle medicine comunque ho vissuto tanti giorni in più della mia vita che contrariamente probabilmente sarei stato a letto, sarei stato male, e ognuno c'ha la sua, a noi ci è toccata questa cioè, esatto, andiamo avanti, insomma. Va bene, ok, e allora niente, buona giornata, buon sabato. Grazie a te, saluta a tutti, dai un bacino alla bambina. Assolutamente. Ciao, 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 ciao.